Lascio la parola a l'avvocato Gambogi, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati, che in particolare ci parlerà del concetto di restituzione con un focus particolare all'ambito minorile. Anche io ringrazio ancora una volta gli organizzatori, questa volta lo faccio a titolo personale e chiedo preventivamente scusa a tutti, prima di tutto a coloro che sono alla tavola rotonda come relatori, ma anche a voi perché spero che non sia considerato comportamento maleducato, ma dopo le poche parole che dirò me ne devo andare perché ho un processo in tribunale. Ho però un testimone d'eccellenza, quindi non falso, non compiacente, perché Laura sapeva fino dall'organizzazione di questo bellissimo convegno che oggi, il 25 febbraio, c'era questa concomitanza e quindi mi scuso. Mi hanno fatto una semi-intervista prima, dice dica qualcosa, ho parlato per 7 minuti perché i penalisti poi hanno questo vizio, sì, che cercherò, visto che ho parlato tanto prima, di essere brevissimo qui. Intanto vorrei definirmi pentito, nel senso vero del termine, perché mentre venivo qua in ritardo mi sono ricordato di una cosa che sembra fatta apposta, ecco, per essere citata oggi. Esattamente 10 anni fa, nel 2010, il convegno nazionale, il congresso nazionale dell'avvocatura, venne fatto sulla Costa Concordia a Genova. Gli avvocati non hanno portato bene né alla Costa Concordia né a Schettino, perché sapete tutti che fine ha fatto. Ma in quel bellissimo congresso era presente Alfano, ministro della giustizia allora, che passò un bruttissimo quarto d'ora quando fece la propria relazione nel plenum del congresso sulla mediazione, perché gli avvocati in gran parte erano contrari alla mediazione. Non si stava parlando di mediazione minorile, si stava parlando di mediazione in genere. E gli avvocati, c'era stata anche una pronuncia della Corte Costituzionale che l'aveva in un primo momento definita illegittima, poi il legislatore ci era tornato sopra, lui difendeva la scelta della mediazione e gli avvocati erano molto contrari, nella loro stragrande maggioranza, perché lo vedevano come un attacco alla giurisdizione vera e propria, e lo vedevano, se non un attacco, altri come un ostacolo alla giurisdizione. Devo dire che nel momento della frenesia, poi sapete i congressi, quando poi ci sono questioni da votare, qualsiasi tipo di congresso, non solo quello dell'avvocatura, ma quello, penso, dell'Associazione Nazionale Magistrati, piuttosto che i partiti politici, sono molto, come dire, l'ambiente è molto frizzante, perché possono spostare poi alcune decisioni. E devo dire che io nell'intervento dei colleghi che contestavano la mediazione non dico mi ero fatto convincere, ma non li avevo trovati del tutto sbagliati. Mi sono dovuto ricredere tantissimo, perché se è vero che sulla Costa Concordia pensavo questo e pensavo che fosse lontanissima in ambito penale, mi sono dovuto ricredere, perché invece è argomento importante per la giustizia penale minorile, ma è altrettanto importante per la giustizia penale dei grandi, come si dice in gergo. E sono arrivato, come San Paolo sulla via di Damasco, senza ovviamente scomodare un santo, ma in maniera molto più terra terra, sono arrivato a questo ripensamento perché mi è venuto in mente un grande magistrato del passato, Margara, che amava molto discutere. Ai tempi il Tribunale di Sorveglianza lo facevamo
in corte d'appello con noi giovani avvocati. Sto parlando di 30 anni fa, quindi eravamo proprio noi degli imberbi legulei, e Margare invece era già un magistrato famosissimo che si occupava di sorveglianza e aveva avuto poi anche delle significative influenze sulla legge Gozzini. E un giorno Margare nell'offrirci il caffè, perché era anche un uomo molto bonario, molto, ci disse: il giudice penale deve punire laddove si convinca che vi sia il reato e che vi sia il comportamento contrario alla norma incriminatrice. Spetta a me, giudice di sorveglianza, restituire, riparare. E allora, detto da Margara e ripensando a quelle parole, ti si apre la mente, perché l'attività di restituzione, di riparazione è un'attività che non solo trova una sua logica dal punto di vista punitivo nella Costituzione, perché sappiamo che la pena deve essere ancorata a determinati principi costituzionali e non potrebbe essere diversamente, ma anche un valore che va oltre questo dato e fa riflettere sulla collocazione vera del percorso di conciliazione. E allora vi dico la verità, che ripensando a queste cose, poi gli amici di Aleteia sanno che il mio è stato un pentimento vero, non finto, per ottenere una diminuzione di pena, perché mi sono battuto come un leone per la rete Daphne ed altro, ma ecco, si arriva a capire che anche dal punto di vista, diciamo, della ricaduta sociale, laddove la mediazione, laddove la conciliazione sia fatta con criterio nell'ambito di un procedimento giudiziario, perché di questo io posso parlare, conosco questo, non conosco altro, sicuramente è percorso che ha solo ed esclusivamente aspetti positivi. Far riconciliare due persone, la persona offesa e il reo, o comunque cercare di portarli a una consapevolezza di quello che hanno vissuto, uno offendendo, l'altro subendo, ha immediata ricaduta sul sistema sociale in ambito generale, anche se lì per lì non sembra, perché è una goccia, ma è una goccia che farà il suo corso. Non è vero che il nostro sistema penale è sprovvisto di norme che consentano la mediazione. Non è vero su un piano degli adulti, perché cominciano a entrare poi in gioco alcuni fattori che sono legati anche all'intervento sul codice di procedura penale, che riguarda proprio gli articoli della persona offesa, e noi ne abbiamo parlato anche altre volte, no? Quindi questa assistenza della persona offesa, che è in qualche modo anticipata, è orientata prima ancora che diventi tale giuridicamente dal punto di vista processuale, e quindi abbiamo un'anticipazione di attenzione. E questo vi deve portare a un altro ragionamento di quanto sia sbagliato, e purtroppo ne abbiamo esempi ovunque, basta mettersi alla televisione su certi talk show, concepire ancora oggi il diritto penale o il diritto processuale penale come il diritto processuale o il diritto sostanziale dell'imputato, perché non è così. Oggi bisogna pensare in termini progressisti sotto questo profilo, e uso questo termine che era abusato ai miei tempi, ma invece ha una sua valenza, perché bisogna concepire il diritto penale e il diritto processuale penale come diritto processuale e sostanziale anche per la persona offesa. E li utilizziamo, questi strumenti li utilizziamo, cerchiamo di utilizzarli laddove sia consentito farlo, perché ovviamente ci sono delle regole da seguire, tutte le volte che ci è possibile. Cerchiamo anche di convincere il nostro assistito che vi sia tutto da guadagnare
nel seguire questi percorsi. Naturalmente abbiamo un profilo di attenzione anche ai principi di deontologia che riguardano gli avvocati, per cui un esame della situazione di un imputato, per esempio, è tale da doverci, come dire, consentire, ma vorrei dire imporre una valutazione sulla sussistenza o meno del reato, perché non tutti gli imputati sono colpevoli. A qualcuno piacerebbe che sia così, stando alle trasmissioni televisive, ma non è così, non è così. No, no, non era rivolto al pubblico ministero come... È così in generale, trovo che ci sia un giustizialismo assolutamente fuori luogo sotto questo. Non tutti gli imputati sono colpevoli, ci sono anche quelli che sono innocenti. Quindi l'avvocato ha il dovere di valutare, ma quando l'avvocato si rende conto che non vi sono elementi tali per poter sostenere credibilmente, perché guardate, prima di tutti dobbiamo essere credibili nei confronti del giudice, dobbiamo parlare del giudice, come diceva Calamandrei, con l'elogio e con la fede nei confronti del giudice, ma dobbiamo essere credibili, perché se sosteniamo tesi insostenibili il giudice sicuramente trarrà le proprie convinzioni. E laddove non vi siano assolutamente elementi, bisogna incentivare assolutamente il ricorso a percorsi di mediazione conciliativa, a percorsi restitutori, perché è da lì che si inizia nello studio dell'avvocato il percorso rieducativo, e non potrebbe essere diversamente. Non è nemmeno vero, qui però permettetemi una parentesi, perché cioè, mi hanno invitato apposta, loro mi conoscono, quindi cioè, nell'ambito di questo strano momento, e non mi riferisco al coronavirus, ma di giustizialismo imperante, sento spesso cose che mi fanno rabbrividire alla televisione, anche contro l'avvocatura. Allora vedete, io ho una sola fortuna, d'aver fatto l'università a Firenze quando c'erano Grossi, Barile, De Siervo, Cheli, Romano, Santa Lucia, Tondo. Non ho mai sentito parlare questi giuristi, diciamo di livello superiore, della crisi di un sistema giudiziario, lamentando l'eccesso delle garanzie o lamentando anomalie nel sistema difensivo. Non l'ho mai sentito, ci sarà una ragione se non l'ho mai sentito. Trovo che oggi ci si debba anche preoccupare di questo, perché nel continuare a catalogare gli avvocati in un certo modo si finisce per perdere un protagonista essenziale della giustizia. E non c'è niente di male se oggi viene da me nel pomeriggio un signore che vuol patteggiare un reato tributario che si prescrive a maggio, nel dirgli guardi che questo reato si prescrive a maggio. Anzi, non solo non c'è niente di male, devo dire che se non glielo dicessi sarei deontologicamente responsabile di incompetenza. Quindi facciamo attenzione anche a questo, perché il sistema della giustizia italiano sarà un po' lungo, ma non è male, perché è fatto di molti equilibri, e mettere, alla berlina uno dei protagonisti è un meccanismo pericoloso. Parentesi chiusa, ma insomma l'occasione era troppo ghiotta per non ribadire alcune posizioni di bandiera. Non è nemmeno vero che il percorso, e qui però devo davvero andare in punta di piedi, perché innanzitutto perché c'è un pubblico ministero della giustizia minorile e quindi ne sa molto più di me, e poi perché non sono un avvocato che tutti i giorni è in Via della Scala. Mi capita di assistere in ambito minorile, ma con una frequenza di normalità, non di assiduità eccellente. Però confesso che non è vero che vi siano meccanismi ostativi, no, anzi devo dire che un po' lo diceva prima anche la professoressa, in ambito del sistema penale minorile, con quel provvedimento del 1988 restitutorio di conciliazione, e ve le potrei citare, sarebbe
po' da leguleio può fare bella figura, ma insomma l'articolo 28 per esempio di quel decreto, ma anche l'articolo 9, tutte disposizioni che certamente consentono di, come dire, per un avvocato che abbia interesse a fare questo percorso, a suggerire questo percorso al cliente, di farlo, in un contesto secondo me ancora più favorevole in senso lato, perché la giustizia minorile nel suo DNA ha il, come dire, il fine più importante di tutti nel recupero del soggetto, nella restituzione di questo minore alla società, nella possibilità che questo minore si reinserisca, come dire, liberato dalle problematiche anche psicologiche, di ambientali, ecco, mi sia consentito il termine ambientali, che lo hanno portato a questo. Quindi devo dire che non mi sentirei, anche se ho trovato, diciamo, anche della dottrina che giustamente è critica, non mi sentirei in questo momento di dire che gli strumenti sono del tutto assenti, non mi sembrerebbe vero allo stato delle norme attualmente vigenti. Certo, si può sempre migliorare, si può sempre fare meglio, e questo però per farlo occorre, come dire, che si metta a frutto un'esperienza di competenze molteplici. Intanto dei magistrati, giudicanti e inquirenti che lavorano, e anche degli specialisti che offrono la loro competenza e la loro assistenza ai minori che si trovano comunque coinvolti in una accusa di questo tipo. Un'ultima cosa e ho finito. In ambito minorile c'è una norma che indirettamente valorizza per l'avvocato la necessità del percorso restitutorio. E qual è questa norma? È una norma che non c'entrerebbe nulla con la mediazione, se uno la legge, diciamo così, in maniera molto veloce. Però se ci soffermiamo c'è un dato. In ambito penale minorile non ci può essere la costituzione di parte civile, che è un dato non da poco. È un dato non da poco, perché in ambito dei grandi, nella giustizia dei grandi, normalmente quando ci sono fatti di un certo tipo e comunque a danno di una persona, anche vicina al nucleo familiare o d'altro, è quasi scontato che vi sia costituzione di parte civile. E automaticamente con la costituzione di parte civile, e quindi con un collega che in qualche maniera entra istituzionalmente nella dialettica processuale, si inizia anche un colloquio, un approfondimento. Ecco, nel penale minorile questo non c'è, perché non è possibile, e quindi il difensore che opera in ambito penale minorile questa mancanza la deve, giusta, perché è giusto che non vi sia, la deve, come dire, soppesare molto bene, perché tocca a lui fare qualcosa in più affinché il percorso di restituzione possa avvenire nell'unico obiettivo vero di quella normativa, cioè del recupero del minore. Io vi ringrazio, ho chiacchierato anche troppo, perché gli avvocati fanno così, e complimenti ancora per questo bellissimo convegno. Ce la facciamo se non mi sposto. Sì, buongiorno, grazie a tutti ovviamente dell'invito. Io credo, cercando di non ripetere quanto è già stato detto nella mattinata, ma che una parte rilevante della giustizia, della magistratura in particolare, non si ritrova
in esternazione da parte di abili comunicatori che comunque appunto per la loro abilità, per la loro posizione hanno avuto accesso, diciamo così, ad impostazioni, ma che parlano comunque bene o male a titolo personale e come ha detto il Presidente della Magistratura Democratica, l'abilità di comunicare non può prescindere dall'attenzione a ciò che si comunica. E quindi insomma una parte rilevante della magistratura è certamente concorde, e il dibattito politico di questi giorni mi pare che lo ponga sul tavolo, è certamente sul concorde sul fatto che la garanzia processuale sia un qualcosa di assolutamente ineliminabile del nostro ordinamento. Il diritto è tutela dei soggetti deboli e l'imputato, per quanto sia stato forte e aggressivo prima della commissione del reato, nel momento in cui si trova sotto processo è un soggetto debole e quindi come tale deve essere tutelato. Altro discorso, e questo ne parlo ovviamente a titolo personale, è ritenere che ci siano soggetti che devono farsi carico di certi oneri, in particolare quello della giustizia riparativa, e dopo me ne dilungo, e ci siano altri soggetti del procedimento, in particolare l'avvocatura, a cui non può e non deve essere demandato questo onere. Nel senso che l'esempio che faceva prima l'avvocato Gambogi è assolutamente illuminante: non si può pretendere una scelta del difensore di rinunciare alla prescrizione pur a fronte di un comportamento che astrattamente potrebbe essere maggiormente in linea con le esigenze riparative o punitive, cioè quindi di fare un patteggiamento. Ecco, non possiamo chiedere alla difesa di abdicare all'esercizio di determinati diritti in virtù di un valore morale. Io credo che dobbiamo creare un sistema in cui le scelte morali e le scelte di diritto coincidano per quanto possibile e che quindi i diritti siano giusti e come tali debbano essere utilizzati tutti fino in fondo, perché se si utilizza dei diritti giusti il risultato non può che essere giusto. Questa è sostanzialmente. Quindi l'idea poi di dover ricostruire il sistema centrandosi sulle garanzie sostanziali e non su altre garanzie, credo che anche questo sia un compito doveroso principalmente della politica e poi dell'interprete. Ripeto, Magistratura Democratica in particolare è stata un corpo giudiziario che osteggia l'ipotesi della prescrizione così come attualmente concepita, non perché, cioè sulla base di valutazioni che sono estremamente complesse e che potete ovviamente seguire, però per dire che la prescrizione non è come viene fatta passare, ripeto, da altri abili comunicatori, semplicemente una via di fuga, è un'esigenza di giustizia sostanziale che deve essere però contrappesata evitando tecniche dilatorie, perché le tecniche dilatorie all'interno del processo non devono essere ammesse e non si può rimettere, ripeto, ad alcuni soggetti il self-restraint, cioè di non utilizzarle. Ciò detto, la giustizia deve essere riparativa. Ripeto, una parte consistente della magistratura non si ritrova nell'idea di una giustizia feroce, di una giustizia truce, del marcire in carcere, di una giustizia che lascia solo macerie dietro di sé di fronte pure alla commissione di un reato. Questo perché è la Costituzione che ce lo impone non solo l'ottica rieducativa della pena, è di recente una sentenza importantissima della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo, ma è ancora, lo si ritrova nell'articolo 2 della Costituzione, e cioè nella necessità che tutta l'apparato della Repubblica, tutto lo Stato, si muova verso il miglioramento, si muova verso il meglio. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli limitando di fatto che le condizioni personali e sociali limitano l'accesso della dignità delle persone. D'accordo? Scusate, ve l'ho detto un po' così, ma questo è il senso. Cioè, punire è indispensabile, ma punire è sterile. Lo Stato deve andare oltre la mera punizione, perché compito dello Stato è quello di promuovere i miglioramenti. Potremmo dire che
con la Rivoluzione francese, ma prima ancora con l'avvento del messaggio cristiano, ma anche di altre religioni, si passa da un'ottica negativa, non rubare, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ad un'ottica positiva, ama il prossimo tuo come te stesso. Sembrano lo stesso, ma non sono speculari queste due indicazioni, perché non fare il male è tutto, è qualcosa di radicalmente diverso di ricercare il bene. Ecco, compito della Repubblica, laica ovviamente, è quello di cercare di promuovere il bene, e nell'ambito del procedimento minorile questi principi hanno trovato una base solida, molto più espressa rispetto a il procedimento per i maggiorenni, in cui comunque questi principi devono ritenersi immanenti. Devono ritenersi immanenti, e Margara appunto ne è stato uno dei più degli artefici più illustri. Venendo in particolare quindi al rito minorile, mi preme sottolineare, quanto tempo ho? 10 minuti? Benissimo, allora scusate, così controllo il tempo e non sforo per gli altri. Nell'ambito del processo minorile credo che noi scontiamo due messaggi culturali che devono ormai ritenersi superati, ma che sono immanenti nel nostro sistema. Allora, il primo messaggio è quello secondo cui il conflitto, e appunto è stato ben spiegato nell'introduzione di questo libro, in cui appunto la norma penale è una norma di conflitto, in cui il conflitto appartiene agli stupidi. Ai bambini si dice non litigate. Non è così, non è vero. Per il tramite di un genio vivente del diritto, la collega Breggia, presidente di sezione del Tribunale per i minorenni, che ha creato questo giudice alla rovescia, non so se avete letto il libro, se non l'avete letto trovatelo e leggetelo, abbiamo iniziato un percorso anche presso le scuole elementari, un percorso sulla gestione del conflitto, perché la prima cosa che diciamo ai bambini è che litigano gli adulti e litigano i bambini, litigano gli intelligenti, litigano gli stupidi, litigano anche i capi di Stato. Quindi il conflitto, il litigio è immanente nella natura umana. Quindi il problema non è non litigare, il problema è imparare le persone a gestire il conflitto, a prendersi cura del conflitto, non alimentarlo in quanto tale, ma comprendere che la risoluzione del conflitto è rimessa principalmente agli autori, alle persone che litigano. L'intervento della giustizia è un intervento che rischia di non essere soddisfacente, perché è un pacificatore sociale che ha il compito di evitare le vendette e quindi di evitare le ritorsioni, ma è ben lungi la giustizia, per suo stesso statuto, quella di conciliare una lite e di raggiungere la soddisfazione dei litiganti. E quindi solo, e è per questo che il concetto di una mediazione che si inserisca in un ambito giudiziale è fondamentale, per questo, perché la mediazione può riuscire a risolvere i problemi pratici delle persone, che poi è quello per cui le persone aderiscono alla giustizia, in maniera maggiore rispetto ad una sentenza. Il secondo messaggio sbagliato è quindi il messaggio sbagliato è: una volta che si arriva alla lite, qualcun altro risolverà il nostro conflitto, il giudice. Smettiamo di parlarci perché ci sarà un altro che risolverà il nostro conflitto. È sbagliatissimo. Il conflitto lo dobbiamo risolvere noi, nell'ottica di responsabilizzazione che veniva fuori durante gli interventi della mattinata. Il secondo aspetto estremamente fondamentale è l'ottica tipicamente mediterranea, secondo cui lo statuto del minore è ritagliato sul codice civile, che è ritagliato sul diritto romano, che si fondava sulla imputazione del centro della capacità di agire nel pater familias, e quindi sostanzialmente il minore è un soggetto irresponsabile. Nelle norme del codice civile il minore e il cane sono messi esattamente allo stesso livello, cioè io ho l'obbligo di tutelare gli altri dai danni di mio figlio, ho l'obbligo di tutelare mio figlio dai danni che gli altri gli possono fare, in un'ottica assolutamente deresponsabilizzante, oltretutto perché si è minori nell'ottica del codice civile in quanto si è figli di qualcuno. E tutto il problema delle nuove famiglie poi si scontra con questa impostazione. Quindi l'idea che invece attraverso le convenzioni
ONU attraverso quella che alcuni chiamano la barbarizzazione del diritto, ma in realtà l'apertura a nuovi modelli, il modello che è quello nordico, che è diverso e che si sta giustamente imponendo all'interno anche del nostro sistema giuridico e giudiziario, è che la minorità è una fase della vita sociale in cui si entra e si esce fisiologicamente. E quindi è una parte della vita di ciascuno che richiede adattamenti, perché le convenzioni ONU richiedono che il soggetto minore sia soggetto che ha diritto ad una particolare protezione, ha diritti particolari per la condizione particolare in cui si trova, ma non ha diritti riflessi. È questo il passaggio culturale particolarmente rilevante. Ecco, davanti al procedimento penale noi ci troviamo minori che per la prima volta si sentono nudi. Perché di fronte a questo schema secondo cui loro sono irresponsabili, si trovano seduti davanti ad un giudice e per la prima volta si rendono conto, quasi all'improvviso, di essere loro i responsabili, senza che nessuno abbia nel tempo instillato loro questa posizione di responsabilità. E quindi c'è una norma sull'ordinamento minorile, che è l'articolo 1,2 del DPR del 98, che prevede che il giudice ha l'obbligo di illustrare al minore le attività che si compiono alla sua presenza e di spiegargli il significato sociale e morale delle decisioni che vengono adottate. Giuridico e morale e sociale delle decisioni che vengono adottate. Quindi un'ottica che pone il minore al centro del procedimento, rendendolo a volte per la prima volta in una posizione di responsabilità. Questa deresponsabilizzazione del minore peraltro è sotto gli occhi di tutti, che rischia di essere alimentata all'inverosimile dall'utilizzo scorretto delle tecnologie informatiche. Un altro aspetto è che, pur essendo ovviamente il procedimento minorile incentrato su un fatto di reato, il primo cardine, abbiamo detto, è la responsabilizzazione del minore, il secondo cardine è che comunque il procedimento minorile non si occupa solo di un fatto, ma si occupa principalmente di un rapporto. Cioè ciò che viene poi al centro del procedimento per un fatto di reato è comunque il rapporto che, essendo disfunzionale, ha cagionato il reato, tra il minore e la persona offesa o il minore e la società. E è su questo rapporto che si centra appunto la spiegazione del significato morale, sociale e giuridico delle decisioni. Vi faccio un esempio banalissimo: furto di casco, una questione assolutamente banale. Uno dei classici procedimenti per cui si arriva all'irrilevanza del fatto, ma in cui si spiega al minore che rubare il casco a uno sul motorino significa che quando sto padre di famiglia la mattina va a prendere il motorino e non si trova il casco, non può andare a lavorare, gli saltano tutti i programmi. Quindi non è un problema soltanto del valore economico del casco, è un problema che entro nella vita di un'altra persona creando tutta una serie di danni che assolutamente non mi sono nemmeno immaginato, e partire dalla cognizione di questo è il fondamento dell'attività di rieducazione. Ecco, le norme del codice di procedura penale, in particolare sulla vittima, anche questo secondo me non si stanno orientando in maniera del tutto convergente con quella che qui propugniamo, e cioè sull'ottica di una giustizia riparativa e di un'ottica per quanto possibile di mediazione, di conciliazione, anche se sono concetti assolutamente diversi. Mediare non vuol dire conciliare, mediare significa provare, significa mettere le persone in rapporto tra loro. Perché la soddisfazione, allora, innanzitutto sembra che la soddisfazione della persona offesa passi per, di nuovo, una esemplare carcerazione, punizione nei confronti del reo. Cioè le norme che prevedono che la persona offesa deve essere avvisata della scarcerazione, che ha la possibilità di opporsi, le norme sono tutte norme che sostanzialmente cercano, almeno nella mia lettura, dico,
o almeno rischiano di essere elette in questo modo, rischiano di alimentare una sorta di vendetta della persona offesa nei confronti del reo, perché sembra, ripeto, con una ottica giustizialista, che l'unico sistema delle norme sia quello penale, l'unico sistema penale efficace sia quello carcerario. Non è così. Il secondo aspetto fondamentale è che tutti questi diritti della persona offesa però passano sempre attraverso la mediazione di qualcun altro, attraverso il giudice, attraverso il pubblico ministero, e quindi questo che cosa crea? Crea un'aspettativa di vendetta che è continuamente frustrata dalla decisione altrui, e quindi secondo me il rischio è quello di alimentare la spirale della distinzione, della divisione, dei muri, piuttosto che quelli effettivi della conciliazione. Ecco, quindi sono norme che espropriano anche la vittima della gestione del conflitto, perché lasciano la gestione del conflitto ad altri, di fronte ad una vittima che rischia di essere sempre e comunque insoddisfatta. Quindi l'ipotesi in mediazione invece è proprio quella di rendere la vittima e l'autore del reato responsabili del loro conflitto, riconoscere alla vittima anche il ruolo di vittima, perché non è detto che la vittima debba per forza, si torna lì, mediare o conciliare, perché ci sono vittime, e di regola è così, assolutamente innocenti. Un minuto e chiudo. Però il ruolo della conciliazione è proprio questo: riconsegnare alle parti i termini del loro conflitto e aiutarli a distinguere tra desiderio, che è stato il motore del reato, e il bisogno. Cioè, nella ricerca di un bisogno si individua un desiderio, perché si ritiene che quell'oggetto del desiderio possa soddisfare il bisogno, e si cerca di soddisfare il desiderio. Invece compito della mediazione è riportare le persone, le due parti all'individuazione del bisogno e cercare di risolvere il conflitto che si è incentrato sul bisogno. Ecco, credo che nell'ottica del procedimento penale minorile lo sbocco naturale di una conciliazione, di una mediazione che abbia avuto risultati sia l'irrilevanza penale del fatto. L'irrilevanza penale del fatto è un istituto assolutamente diverso. La Corte Costituzionale vi è tornata anche recentemente dall'analogo istituto dell'articolo 169 bis, introdotto anche per i maggiorenni, che riguarda tutt'altro aspetto. Nell'irrilevanza penale del fatto, il presupposto, un po' per l'operatività della norma così come interpretata, è che il conflitto che ha dato origine alla norma è ormai risolto. E quindi la pena sostanzialmente avrebbe esclusivamente una funzione di afflittività, di stigmatizzazione e di pregiudizio, sostanzialmente inutile. Quindi io credo che, e è per questo che il luogo di elezione, ad avviso mio ovviamente, della mediazione sia quello delle indagini, perché il tentativo è quello di limitare l'accesso dell'imputato al giudice, consentendo una conclusione del procedimento per irrilevanza penale del fatto alla fase delle indagini preliminari, perché qui si raggiunge, laddove davvero si è raggiunta la pacificazione sociale, è il minor danno per quanto riguarda l'imputato. Certamente però occorre anche tenere conto che l'attività di mediazione si fonda su un cardine assolutamente fondamentale e irrinunciabile, che è la assoluta spontaneità e volontarietà del percorso, sia perché è oggettivamente incapace di essere attuato in maniera concreta ob torto collo, sia perché non si può pretendere alla vittima di mediare. E quindi anche laddove le ipotesi di mediazione dovessero fallire, o per la libera volontà dell'imputato, o per la libera volontà della persona offesa, o per la libera volontà di entrambi, a maggior ragione, occorre comunque attivare tutti quegli strumenti di giustizia minorile che consentano di assicurare l'ottica rieducativa in luogo di quella meramente punitiva. E quindi io credo che in questo caso, ecco, il percorso MAP è un percorso che
può anche prescindere dalla conciliazione e dalla mediazione. Se poi avviene anche all'interno della MAP, tanto meglio, ma io preferisco come via di elezione per i casi di mediazione positiva l'irrilevanza penale del fatto, per i casi di impossibilità o mediazione negativa comunque i percorsi di messa alla prova così ricostruiti gli istituti. Qualcos'altro avevo da dire, ma mi pare tutto sommato preferibile lasciare la parola ad altri. Grazie.